Pensiamo che tutti possiamo contribuire a rendere unici le giornate dei più piccoli e chi non può ovviamente per N esigenze poter portare il bambino a fare un'esperienza nella nostra realtà può sicuramente partecipare cercando di strappare un sorriso. Numero 9! Dal caffè sospeso, un'usanza partenopea, un gesto di solidarietà e generosità ai CSI Camp sospesi, nati ad Arezzo per tendere la mano alle famiglie in difficoltà. Tendiamo la mano a tutte quelle persone che ci chiedono un aiuto, che ce lo chiedono d'estate, che ce lo chiedono d'inverno, perché pensiamo che fare aggregazione e avere un ruolo come quello dell'ente di promozione sportiva è anche questo. A coprire interamente le spese sarà il comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano. Ottimo, bravissima! È uno strumento che post-Covid, ma soprattutto post-emergenza, è sempre di più un collettore che lega le famiglie, il sociale, l'aggregazione, l'inclusione e noi su questo ci crediamo tanto. I campi sospesi prenderanno il via da domani al San Domenico Village. Perché comunque l'agosto poi ci si prepara a settembre, la preparazione dei libri, il costo e quindi tutte altre iniziative che ovviamente una famiglia ha come incombenza, soprattutto in questo periodo, e quindi vogliamo cercare di essere vicini veramente a tutti. L'appello infine alle aziende aretine che vorranno contribuire a portare avanti questo progetto per sostenerle le famiglie durante l'arco di tutta la stagione sportiva. Cercando di mettere a disposizione quello che per loro sarà poi il bilancio sociale anche delle iniziative come queste, perché ripeto, cercare di essere vicino alle famiglie siamo vicini ai più piccoli. I più piccoli hanno molto bisogno di una presenza costante formativa. Dobbiamo riscoprire questi centri di aggregazione come un punto di ritrovo, un momento sicuro e accogliente.